con Domenico Dara, premio città di Rieti, centro d'Italia. Una fantastica vittoria, dai, il tuo romanzo Appunti di meccanica celeste finisce in prima posizione. Una soddisfazione immane. Una grandissima soddisfazione, ecco, non nascondo che se fossi arrivato secondo ci sei rimasto male. Senti, coincidenze tante che parlavano di un successo che poteva e doveva appartenere. Beh, avevo una sensazione positiva che è nata dopo l'incontro con i lettori, nel senso che l'autore ha il polso della situazione, e in quell'incontro avevo capito non solo che il libro era piaciuto, ma che il libro aveva stimolato dei pensieri, delle riflessioni e il dibattito che ne è conseguito. Per cui sì, sono venuto a Rieti con delle sensazioni positive che per fortuna si sono confermate essere tali. E per una esperienza da dentro e fuori siamo stati anche in galera. L'ho ricordato più volte, tant'è che voglio ricordarlo che il premio l'ho voluto dedicare ai detenuti della Cassa Circondariale di Rieti. È stato un incontro che mi porterò sempre con me, perché secondo me è andando in questi posti che si fa la vera letteratura. È la sofferenza che scava dentro l'uomo e ne tira fuori poi i valori più sostanziali. E ricordala quella frase di quel detenuto, quando terminato l'incontro disse: e adesso dove andiamo? Che è una domanda che noi ci facciamo ogni giorno, ed è una domanda normale, ma una domanda fatta da quell'uomo in quel posto non è affatto una domanda retorica, è una domanda fondamentale. Ecco, io dedicando il premio ai detenuti ho detto che spero che arriverà il giorno in cui loro potranno farsi questa domanda e darsi più di una risposta. E ci piace che il messaggio che proviene dal libro diventi un messaggio di apertura, un messaggio di riconquista della libertà, prima quella interiore fondamentale e poi inevitabilmente quella fisica. E torni a Girifalco. Che cosa ti riporti a Girifalco di questa avventura da Rieti centro d'Italia? Mi ritorno al mio paese con... non solo con il bagaglio di un'esperienza positiva, ma con delle persone che ho conosciuto e che penso che in un modo o nell'altro mi accompagneranno da oggi in poi nella mia vita. E hai scoperto anche a Rieti qualche personaggio circense da acquisire e da buttare dentro al prossimo romanzo? Signore e signori, vi presento il giocoliere. Grandissimo Domenico Dara, Appunti di meccanica celeste, vincitore del premio Città di Rieti, centro d'Italia. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi, grazie a tutti. Grande.